l'accusa nei miei confronti era di favoreggiamento a questo clan Ferrazzo. Questo pubblico ministero mise sotto controllo tutti i miei telefoni per 4 anni e mezzo, 11.000 registrazioni telefoniche, tutta la mia vita, la vita dei miei collaboratori, eccetera. Immaginate 24 ore chiuse in una cella di 3 metri per 2, in cui riuscivo a camminare avanti e indietro per cercare di tenermi vivo e scaldarmi. Sono l'avvocato Giuseppe Melzi, ho fatto 3 mesi di carcere di San Vittore e di Pavia e 3 mesi di carcerazione domiciliare a causa di un gravissimo errore giudiziario. Sono tutti questi. Ecco, 11.000 pagine in cui sostanzialmente non c'è assolutamente nulla. Se vuoi te li tiro giù, li mettiamo sul tavolo. Immaginate di essere uno stimato avvocato di Milano e di aver speso la vostra vita professionale difendendo le vittime della criminalità economica come i risparmiatori del crack di Michele Sindona, quando un giorno finite in carcere per 3 mesi con l'accusa infamante di riciclaggio per un clan dell''Ndrangheta. Anni dopo, però, tutte le accuse spariscono, archiviate. Questa è la storia di un errore giudiziario. Il 1 febbraio 2008 mi trovavo nel mio studio, avevo un appuntamento con un amico per andare a mangiare una pizza, esco dal mio ufficio, appena lo saluto arrivano 2 persone in borghese che mi chiedono: lei è l'avvocato Giuseppe Melzi? Dico sì, sono io. Abbiamo un provvedimento, bisogna che lei ci segua, dobbiamo fare la notifica al comando della caserma dei carabinieri, e mi consegna un fascicolo. Il secondo nome era il mio, seguivano altri 7 nomi, rimango, come dire, senza parole. Allora chiamo Giuliano Pisapia, mio collega amico. L'accusa nei miei confronti era di favoreggiamento a questo clan Ferrazzo. L'esistenza, ma neanche il nome, non mi diceva nulla. Poi avevo sempre fatto battaglie contro l''Ndrangheta, contro la mafia, ma non conoscevo neanche gli altri 8 indagati assieme a me, tranne uno con cui avevo avuto un rapporto contrattuale, nel senso che ero stato incaricato di fare un contratto per la vendita di un terreno. Il sospetto era che questi denari fossero frutto di riciclaggio. Il pubblico ministero di Varese, dove iniziò appunto questo iter, ipotizzò che io potessi essere addirittura il regista. Era al di là dell'assurdo, perché oltretutto fisicamente io avevo incontrato questo signore nel mio studio, io l'ho visto 2 volte, e poi avevo avuto 2 rapporti in Sardegna quando andai nei confronti del venditore per farmi male. Quindi questo pubblico ministero di Varese mise sotto controllo tutti i miei telefoni per 4 anni e mezzo. Questo erano 11.000 registrazioni telefoniche. Da lì comincia il mio calvario di carcerazione. Quando mi portano in questa cella, io vengo accolto da 3 persone, un signor anziano che era un ladro di professione, c'era poi un tossicodipendente e un soggetto invece che era la prima volta che avevo questa esperienza, una tipologia di persone diverse, ma con atteggiamento nei miei confronti, ma nei confronti poi ho sperimentato che è sempre così, dell'ultimo arrivato, assolutamente accogliente. Mi fecero il caffè, mi dicevano: non ti preoccupare, si capisce che non sei uno dei nostri. Io andavo in carcere a trovare questi signori in genere, no? Perché facevo prevalentemente penale, e quindi trovarmi dall'altra parte nelle celle era una cosa, soprattutto in quelle condizioni. A Pavia, tra l'altro, eravamo in un reparto di massima sicurezza, meno permessi, ci sono meno possibilità, si resta chiusi in cella 23 ore, c'è un'ora d'aria, che tra l'altro io non facevo perché non mi sentivo neanche di scendere. I compagni detenuti sono ancora più disponibili, eccetera. Io lì ebbi delle manifestazioni proprio di fraternità totale. Quando la prima volta che fui ammesso al colloquio con i miei familiari, trovai prima di uscire un sacchetto con dentro il termos del caffè, i biscotti, eccetera, e dicevano: buon colloquio. Per cui io mi presentai con i miei figli e mia moglie con questo sacchetto, eccetera, che era un sollievo anche per i familiari, per cui fu una cosa molto, molto toccante da questo punto di vista. Quando lunedì si tenne
l'udienza di convalida, reagii durissimamente in confronto del pubblico ministero che tra l'altro arrivò in ritardo, mi tenne lì 40 giorni senza interrogarmi. Dopo 40 giorni mi fece 9 interrogatori di fila ogni 3 giorni, facendomi trasferire da Pavia a Milano. Io rimanevo nelle sotto ci sono delle celle di sicurezza, che è una roba, sì. Voi le fotografate, terribile, buie, eccetera, dove corrono anche i topi. Poi mi faceva salire nel suo ufficio al sesto piano, mi interrogava per 10 minuti, un quarto d'ora e poi mi rimandava indietro. Durante il secondo interrogatorio, quando ci fu un piccolo intervallo e Pisapia uscì dall'aula, dalla sua stanza, non era un'aula, per fare una telefonata di lavoro, ci restammo soli, lui ed io e la sua segretaria, si tolse questo mazzo di chiavi, me lo mise proprio davanti alla faccia, gli disse: avvocato, ma lei non ha capito che se non mi racconta tutto sulla Costa Ferrazzo io butto via le chiavi. Tra l'altro io non sapevo che c'erano tutte quelle intercettazioni eccetera, quindi da lì risultava che proprio io non c'entravo. Quando è arrivato il provvedimento, questa era una sezione particolare, no, isolata dal resto, c'è stato un boato, è Radiocarcere che intercetta prima degli interessati le notizie, è venuto la guardia a portarmi il provvedimento, aprono la cella, non solo il mio compagno ma anche quegli altri che stavano per andare all'ora d'aria, sono venuti tutti quanti ovviamente con grande festeggiamento e nello stesso tempo baci e abbracci, e mi aiutarono, cioè aiutarono, fecero tutto loro, a riprendere le mie cose, cioè ci sono i sacchi della spazzatura in cui si mette dentro i vestiti eccetera, quindi questa cosa durò un po' perché i miei familiari, mia moglie e i miei figli che mi attendevano erano preoccupatissimi perché sapevano che la scarcerazione avviene immediatamente, lì invece penso che durò almeno un quarto d'ora, 20 minuti o forse anche di più. Vi devo dire che io in quel momento ho provato una situazione incredibile, avrei voluto rimanere lì e fu una cosa pazzesca perché l'idea di lasciarli, io cercavo di aiutarli naturalmente come loro aiutavano me, mi sembrava non giusta. Dopo la scarcerazione, i domiciliari, a novembre 2008 Giuseppe Melzi è libero, ma fino al 2011 sospeso dall'Ordine degli Avvocati. Nel gennaio 2009 il procedimento viene trasferito in Sardegna per competenza territoriale. Il provvedimento che mi riguardava è diventato di competenza di Cagliari. Io comunque ero in libertà e non avevo ancora ripreso la mia attività. A Cagliari ricevettero questi fascicoli che erano 76 faldoni, una cosa enorme. I giudici cominciarono le indagini, rifecero le indagini da capo. Queste indagini durarono ben 7 anni. Io non seppi nulla di nulla, non venni mai interrogato. Archiviarono tutta questo fascicolo, questa vicenda, non venne neanche comunicata questa archiviazione purtroppo e io, come vi ho detto, seppi di questa vicenda dopo un anno e mezzo casualmente eccetera. Due pubblici ministeri e due giudici di Cagliari dicono: non c'è assolutamente nulla né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo, quindi manca qualsiasi traccia di, non solo di prova ma indizio, è proprio una dichiarazione direi assolutamente critica nei confronti dell'operato dei giudici precedenti. Avendo fatto l'avvocato per più di 51 anni, un provvedimento così esaustivo, così negativo, eccetera, francamente l'ho letto poche volte. A parte l'aspetto emotivo, ho trovato una grande accoglienza di colleghi, eccetera, tra cui il presidente dell'ordine. Direi che mi sono riadattato immediatamente, anche perché all'interno avevo la coscienza di essere vittima di una ingiustizia e non avevo nulla da rimproverare. E io subii, questo sì, la cosa di cui mi sono dovuto e spero che non succederà mai più, una sospensione per oltre 3 anni e 3 mesi. Cominciando da zero, prima avevo uno studio con 20 persone, ho ripreso, sempre più determinato perché ero vittima di un'ingiustizia pazzesca, anche se non era ancora stato pronunciato dai giudici di Cagliari questa mia situazione. Con molta franchezza, per rispondere alla domanda che mi avete fatto prima, ho ritrovato non solo gli amici ovviamente, ma anche i miei clienti di sempre. Qualcuno addirittura, qualche amico, disse: guarda, te l'hanno fatta pagare. E io devo dire con molta franchezza che è un'ipotesi che è plausibile rispetto alle due situazioni antagoniste, no? Perché
Io all'epoca di Sindona feci la parte civile, purtroppo il commissario Ambrosoli ci lasciò la vita. Io ebbi qualche minaccia anch'io e fui protetto almeno per 6 mesi. Poi continuò la mia attività per le vittime del Banco Ambrosiano, eccetera, quindi l'idea che venissi sospettato di collusione o di addirittura favoreggiamento era un'ipotesi che non esisteva, insomma, se non malignamente.